che è un'asticella telescopica che ti permette di tenere la GoPro, vedi? Quindi puoi fare delle inquadrature mettendo questa dall'alto, né altro. Poi avvicinati, vediamo questo qua, è un monopiede. Questa asticella ha la possibilità di avere il maschio femmina qua, quindi mettendo questo treppiede qua, noi abbiamo un peso verso il basso e quindi possiamo utilizzarla come stabilizzatore. Andiamo a vedere, usiamo la cosa dei 3 secondi, il punto dei 3 secondi, eccolo qua. Ok, quindi noi tenendo l'asticella in questa posizione possiamo camminare e avere lo stabilizzatore. Un'altra cosa che possiamo fare è avere un treppiedi, quindi molto pratico, molto facile il treppiedi. Se invece vogliamo utilizzarla come stabilizzatore, la regola è questa: dobbiamo avere 2 secondi e mezzo, ok? Quindi prendo 1, 2, vado un po' più in basso, lo prendo 1, 2 e mezzo. Questo è il punto corretto per avere lo stabilizzatore, quindi a questo punto se io mi muovo posso avere la telecamera che rimane sempre in posizione, quindi avere una steadicam low cost molto efficace, anche perché qui abbiamo un fish eyes. Quindi guarda un attimino, allora 1, 2 e mezzo, questa va bene come punto d'angolazione. Guarda, riprendi la telecamera, vedi come riesco a spostarmi mantenendo la telecamera stabile. Il segreto è che c'è il peso sul fondo, quindi rivediamo di nuovo questa cosa del peso sul fondo. Ci dà un cavalletto davvero pratico, veloce. Che riusciamo a mettere via in pochissimo spazio. Tutto qua. Mettete pollici in su.